Ciao a tutti ragazzi, bentrovati in questo nuovo reaction video con commenti e teorie con mamma. Ciao mamma. Ciao, ciao a tutti. E siamo arrivati a quale episodio? Stiamo per guardarlo, sì. Sì, stiamo per vedere il quinto episodio della quarta stagione, seconda parte. E prima di cominciare questo video vi ricordo di iscrivervi al canale, cliccare la campanella delle notifiche, continuate a seguirci, continuate a mandare un sacco di like come state facendo, grazie Io mille. Esatto, e adesso. ringrazio. Adesso sarebbe tantissimo da dire, No, però ci infatti. teniamo per dopo. Esatto, intanto guardiamo. L'importante è partire adesso e vedere cosa succede Sì, proprio in questo anche perché momento. lo scorso episodio è rimasta molto molto male e quindi insomma bisogna vedere se c'è un processo di salita, di risalita, oppure se continuiamo sempre con lo stesso. Io confido sempre almeno in un briciolo di quello che del mio parere che avevo su Eren. Benissimo, quindi siamo pronti? Guardiamolo Prontissimi. tutti insieme. E gira le spalle, non può più farlo. No, può. Sì, ma si rifiuta allora. Ecco. Oddio, si è spezzato il batterio. Oh, anche questa non sapevamo. Due anni fa. Ah, ecco che ci siamo. Ero sempre in mira. Una cosa nuova.
la cosa tra le sorelle, che avevamo visto solo poco, tra Sasha e... Miri era tra di loro. Una freccia in schiena, però che libertà è questa? Oddio! Albero normale questo però. Cos'è successo? Adesso comincio a capire, certo. Ecco quello che dicevo io. Sembra una spina dorsale, però io penso che fa tramite questa, fa diventare l'albero di ghiaccio, quello che continuiamo a vedere dopo. Mamma mia,
Che disastro. Che disastro, mamma mia. Un altro bambino. Oddio, ha fatto tutti i bambini con quel diavolo lì. Saranno i nuovi giganti a questo punto, perché vedo che aumentano. Oh, mamma, mamma, mamma. Che condanna. Adesso. Mia schiava del... sei tu il male. I muri. Oddio, Dio, 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 Dio. Ecco i muri. Figlie mie, ma che figlie. Maledizione, maledetto che hai dato una maledizione del genere, ecco da dove proviene tutto. Ymir. Non ho ancora capito una cosa, però devo vedere. Ora il mio ti compatisco, ecco che guarda, guarda e basta. Cosa si è creato? Messi in eterno, spero proprio di no. Va bene, ma... 2000 anni fa. Dai. Non finire adesso, non lasciarmi così. E adesso torniamo a quando... si era staccata la testa, giusto? Sì. Ecco. In realtà non gli si era staccata la testa. Perché c'è quella spina dorsale che dice... Ymir ha deciso. Perché Eren gli ha detto adesso scegli. Adesso scegli. Ha scelto. Ha scelto.
Cosa hai scelto i miei? Eccoli che escono. Oh no. Aspetta, aspetta, aspetta. La distruzione. Oddio, le mura. E il diavolo avevo chiesto quelle mura di questi giganti, capisco adesso benissimo. Ma guardate, una testa qui. Sì, la tua cugina, sì. Uno scheletro con una testa. Mamma mia. Oddio, Dio, 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 Dio. Cosa succede adesso? È enorme. E invece... Ha ragione. Ecco, finalmente siamo venuti, sono venuta a conoscenza della storia di Mir. Cosa ne pensi? Tutto. E prima di tutto, adesso capisco il nome della prima puntata. Il titolo, sì. A te tra 2000 anni. A chi era riferita? Io. E a chi era riferita? A Ere. Esatto. Ma non avrei mai pensato quel momento, no, giustamente. Il primo titolo, non è che puoi capire tutta la storia. Io ho detto all'umanità. Ah sì, è vero, giusto. Oh, perché dico che vive 2000 anni? Beh, a questo punto potrebbe essere a Eren, a te Eren, oppure a te popolo di Ymir. Logicamente perché nella prima stagione tu pensavi che l'umanità fosse confinata all'interno delle mura, quindi a te umanità
dentro le mura, ovvero popolo di Mir, sì, ovvero sì. In questo caso, se andiamo nello specifico, Eren, perché Eren fu quello che ebbe questo sogno e poi si svegliò piangendo. Quindi poi, se ci ricordiamo, Mikasa gli chiese: Eren, perché stai piangendo? Sì, mi ricordo benissimo. Ecco, perché sta piangendo? Vediamo se riusciamo un attimo a slegare un po' di... Perché sta piangendo? Sta piangendo come stava piangendo Ymir adesso, quando abbiamo visto. Ah sì, quando perché è stata trafitta dalla freccia, sì. Non ha visto niente di bello, non c'è niente di bello. Ma secondo te cosa ha visto? Secondo te, apro una parentesi, basandoci su quello che abbiamo detto nell'episodio precedente, può essere che Eren ha già visto già come muore o cosa c'è dopo la sua morte? Può anche essere. Perché se ricorda dal futuro, se ci sono dei ricordi del futuro, può capire come morire? Già? Ma lui non era ancora un gigante che avanza, vero, che poteva vedere nel futuro, esatto, o nel passato. Esatto. Eppure esatto, incoscientemente lui ha, non lo so, ha previsto in quel sogno lì, chissà cosa ha visto. Faccio anche quest'altra piangere. Domanda. Può essere che Ymir gli ha già spoilerato qualcosa in quel sogno e quindi lui si è svegliato piangendo? Essendo popolo di Ymir? Questo è possibile. Ecco. Può anche aver visto come muore, secondo te? Io penso di sì. E quindi già piangendo, sì, abbiamo già dichiarato che morirà, quindi capirete anche... Anche sappiamo già che avevano 13 anni. Sì, sì, questo è vero. A parte quello. Sì, sì. Però... Una è sapere che sì, fra 13 anni sì, morirò, ma sì, e un'altra cosa è vedere come morirò. Guarda, adesso io questa opzione che ti dico adesso non la so neanche io, perché devo vedere anche io la terza parte, quindi non lo so. Però mi è venuto in mente adesso, tra l'altro, ma se lui, essendo gigante fondatore, adesso in piena forma, perché è il gigante fondatore, giusto? Che non mi piace come... Ecco, sì, beh, esatto, stavo per chiederti anche questo, ma ti ricordi che Xaver ha detto, sì, se uno c'ha il gigante, il potere del gigante fondatore, può fare quel cavolo che vuole. Allora io mi chiedo, non è che per caso Eren, adesso col potere del gigante fondatore, dice a se stesso... Tu, potere del gigante fondatore, fai in modo che io non possa morire tra 13 anni. No, oppure fai in modo che io per questi ultimi 2 anni che ho di vita, o 3 anni che ho di vita, dopo non, per me non ci sia la morte, ma possa sopravvivere. Anche questo può essere un'ipotesi, e in questo caso io mi auguro che, se fosse veramente così, sì, tu, Eren, che hai visto tante cose, hai passato tante cose, sì, e adesso in te c'è tutto il potere, tu forse potrai cambiare qualcosa in questo mondo. Sì, perché stavo pensando all'esempio che ha fatto Xaver della peste che ci fu quella volta lì, che geneticamente, sì, poi il gigante fondatore geneticamente ha modificato il popolo di Ymir, facendolo sopravvivere a questa peste. Quindi stavo pensando, non è che Eren, per esempio, adesso, avendo tutto questo potere che gli è stato donato, sì, da Ymir, dice, boh, io non voglio morire più, adesso chiedo di non morire più. Sì. Però se lui chiedesse solo la sua sopravvivenza e la morte di tutti gli altri? No, quello non mi piace proprio. Prima di tutto io continuo a sperare che lui possa cambiare qualcosa in questo popolo di Ymir. Sì, ma poco tempo gli rimane. Perché tu hai visto che alla fine dell'episodio lui ha già detto quello che farà. Ha detto sterminerò tutti. La terra tremerà, rimbomberà al suono dei passi dei giganti colossali in moto, fino a che l'ultima forma di vita perisca, cioè muoia. Sì, però lui vuole salvare il popolo del paradiso. Del paradiso, sì. Allora, esatto, non è che stermina ogni forma di vita. Quindi tu dici, sì, ma lui dice ogni forma di vita dall'altro, dall'altro lato. Dall'altro lato. Un egoismo, ammazzo quelli. Uh-huh. Però teniamo noi. Perciò e quindi, noi cosa abbiamo fatto lungo 2000 anni? Abbiamo sbagliato. Ha sbagliato Ymir dall'inizio. Guarda,
quando ho visto la scena di tutti che indicavano il mio, sì, quando gli puntavano il dito, le sì. puntava, è stata lei a lasciare scappare i maiali, che non era vero. Lei si è preso la colpa e si è preso tutte le sue colpe su di sé. E allora... Però quello è giusto? No, perché non era vero che è stata lei. Ok. Però per il bene degli altri l'ha fatto. Per il bene degli altri, che fin qua andiamo bene, ma poi era Fritz, di quello parlo, di 2000 anni prima. Quello è l'origine di tutto il male, per me è quello lì, è come fosse il diavolo. Ah, quindi tu dici quel famoso patto col diavolo che Ymir fece fu quello con, fu quello lì. Con King Fritz, cioè esatto. Con il re Fritz di 2 anni prima, di 2000, prima. Scusami, due sì. anni prima. E lui ha detto sei libera. E quando ho visto quella scena lì, che lei scappa sì. pensando di essere libera, sì. e quegli altri che le tirava le frecce, sì. ragazzi, mi è venuto in mente il, vediamo se è la stessa scena sì. il film Apocalisse esatto, di Mel Gibson la stessa scena perché? No, perché io nel mio commento, quella famosa volta delle 13 ore del commento che è durato tantissimo, ho detto la stessa cosa perché abbiamo guardato quel film insieme non tanti so anni quante fa. Volte l'ho guardato sì, perché sì. mi appassiona come sì. avevo, penso, accennato sì. prima, che mi appassionano le storie di tanti popoli, sì, le culture antiche, culture diciamo, antiche. Sì, anche a me. Sì. Ecco, però ti apro una parentesi, in questo caso Ymir in quel frangente sembra proprio il gigante che avanza, perché dice sono libera, vado avanti, vado sono avanti. Libera, sono libera, e c'è qualcuno sempre che ferma, con la freccia, no? Quindi, come vedi, i giganti in un certo senso sono la caratterizzazione della psicologia di Ymir, sì, cioè nel senso esatto. ogni gigante ha preso da Ymir qualcosa, anche perché abbiamo capito che i giganti si sono formati nel momento in cui avvenne quel cannibalismo, insomma. E poi lei cade sì, sì. e si vede quel bel fiore bianco che l'abbiamo visto tante volte, sì. questi fiori bianchi, sì, sì. però macchiato di sangue, sì. cioè la purezza, sì. la purezza viene macchiata col sangue, perciò sì. qua... Cioè la maledizione scatta. Una maledizione. Sostanza, no? Aspetta un attimo, la creatura, quella creatura che tu dicevi dal trailer... che aveva una sorta sì. di testa, che c'era la spina sì. dorsale o comunque la colonna vertebrale in un certo senso, sì. è giusto e, però, cioè nel senso ci avevi preso senza quando... volere, sì. a me sembrava un embrione sì, sì. con la coda che sembrava come una spina dorsale giusto. Che veramente adesso quando giusto. L'ho vista a me fa ribrezzo in un certo uh-huh. senso. E ti faccio allora questa domanda. Potrebbe essere quella creatura il diavolo? Può essere, perché poi è entrata dentro Ymir. Gli ha dato il potere di questo gigante, gli ha dato no? il potere del gigante. Quindi quale preferisci, la teoria del re Fritz di 2000 anni prima, come veste da diavolo da fare il patto, oppure questa creatura che attaccandosi in un certo senso le conferisce questo grande potere, però dall'altro lato la macchia, cioè la maledice. Sì. Ma chi è che ha creato questa creatura? Adesso che non andiamo venga un po' sempre indietro. Da Fritz? No, è impossibile. Cioè, no. Se non è possibile, no. allora da dove proviene? Dalla natura. Perché quella cosa lì, per conto mio, è il male. Quindi che si insinua dalla natura. Come un verme sì. dentro a Ymir, a una persona, che lei non era cattiva, lei no. era buona e si è presa le colpe degli altri
Non ha detto, guardate che non sono stata io. Però tacere, tacere, tacere per il bene degli altri, secondo te può essere una soluzione? No, cioè... all'infinito è andato quella volta lì e ha sbagliato. E il secondo sbaglio per me è quando lei poi si è trasformata in gigante, ha preso... Sì, sì. Non doveva tornare da Fritz. Lo so. E poi le ha detto, tu sei la mia schiava. Sì, proprio. E io, che tu mi consideri la schiava, mi hai detto, adesso sei libera e mi tiri le frecce. Sì. E io riesco a diventare un gigante, a sopravvivere, sopravvivere, certo senso, sì, sì. Torno da chi mi ha fatto tutto questo. E allora lì scatta, come sempre, il libero arbitrio. Cioè, se lei non mettiamola proprio in questo caso, no? Sai che anche nella terza stagione, seconda parte, si diceva, Grisha, sei stato tu a cominciare la storia? No, un corno. Cioè, nel senso, se lei quel giorno non fosse tornata da King Fritz di 2000 anni prima, adesso... nessuno, cioè tutta la generazione futura non sarebbe mai avvenuta, non sarebbe mai nata. Quindi... non era la colpa di Grisha. No, ovviamente, però diciamo che Grisha ha questo là iniziale perché finalmente qualcuno si è ribellato uscendo fuori dalle mura quel giorno con sua sorella, quindi è comunque un punto di partenza verso il cambiamento. Però adesso ti faccio questa domanda. Esatto, sì, vai vai, se devi dire. Io, da questo che mi hai detto, io non rinuncio alla speranza che Eren possa cambiare qualcosa. Ecco, ma stavo chiedendoti adesso come dovrebbe cambiare la storia adesso, a questo punto. Cioè, se tu hai questa speranza è riferita a quale tipo di probabilità? Non esiste, è un genocidio di una parte. Esatto, torniamo al punto di prima. Sì. E invece Isola Paradiso continua la vita. E allora continua a fare quello che hanno fatto fino adesso. Cioè, in teoria, se rimangono solo loro, è comunque una sorta di dominazione sul mondo. Esatto. Ecco. Questa è un'ipotesi che non va bene. Esatto, qual è l'altra? Quell'altra ipotesi, io ho sempre pensato che alla fin fine, per mettere fine a tutto quanto, è di sacrificare se stesso in qualche maniera, che non lo so quale, ma spero che esista una maniera, perché si estirpi il male, perché in ogni persona, sia noi attuali, sia in questo anime, caso, come ha pensato Isayama, perché ha fatto una cosa incredibile. Comincia a dire, invece di essere Eren il preferito, secondo me alla fine il preferito sarà Isayama. Quello di sicuro, perché si è arrivato a pensare a una cosa del genere. Come faccio io a estirpare, ecco, bellissima domanda, a distruggere me stesso? Ok, perché ricordiamoci bene, perché il fondatore, anche se muore, può rinascere in un'altra persona. E se tu sei stata attenta, ha detto Eren, no, non lo do a nessuno di voi, cioè nel senso, non lo do a nessuno dei miei amici, quindi erano i miei giganti con la ferrovia. Sì. Quindi a questo punto, però, anche se dovesse rinascere a caso, mettiamo in un'altra persona, e ricominciare il problema un'altra volta? Appunto. Quindi il sacrificio che valore avrebbe? Aspetta un attimo, perché se lui salva il popolo di Isola del Paradiso, ricordiamoci bene che storia è incinta. Quindi se il potere però del gigante fondatore finisce all'interno del figlio di Historia, però ricominciamo tutto da capo un'altra volta. Da capo. E quindi anche questa seconda opzione non va bene. Abbiamo visto Historia che guardava in alto e non era tanto felice. Non mi sembrava che avesse un viso tanto felice. Ma quindi anche la seconda opzione non vale. Non vale. Non vale. Sbagliata, quindi ne hai una terza. Eren dovrà trovare un modo, ma non lo so, non credo che sia sicuro. Non credo che lo troverà. Se noi seguiamo la seconda tua opzione, che quindi lui si sacrifica, ma comunque il potere va a qualcun altro, c'è cioè il sacrificio. Quello è invano. Quindi... Perciò... Hai una terza opzione? No, perché in questo momento mi è impossibile credere
solo forse Isaia, ma lo sa. Beh, ma la storia è già finita, quindi sì che lo sa. Cioè, lui sa come finisce. Ma io non lo so. Sì, so che lo sa, perché, lui, esatto, ma io non lo so. Ma quindi, se esistesse, proviamo un modo, se esistesse un modo di creare una creatura che non abbia la seconda parte, cioè mi riferisco ai 2000 anni prima, sì, il re Fritz che era un diavolo, giusto, uno schifoso, scusate, sì, sì, non ho problema, ecco, e la parte buona che era Ymir, in quindi principio. Tu dici, se creiamo un gigante o comunque se creiamo un'entità, un'entità che sia buona, che abbia, che vuole il bene, ho capito, di qualsiasi altra, sì, persona, ho capito, di non esiste questo bene e il male nella stessa persona. Però posso controbattere un'altra volta dicendo che però in natura esistono gli opposti. Se esiste il bene non può non esistere il male. Quindi chi ha creato una cosa opposta. Opposta e irrisolvibile per me. Quindi tu dici che la storia va avanti, cioè continuando a reiterare all'infinito. Guarda il mondo di oggi. Guardate il mondo di oggi. Cosa facciamo? Come facciamo? Che siamo sempre con le due cose dentro di noi. Ma tornando un attimo all'ultima trasformazione di Eren, logicamente tu non hai visto il viso ancora, no, però hai visto la corporatura. Insomma, quando ho visto. E sì, questo è un'altra cosa che la prima volta quando ho visto sembrava come un verme. Il verme non fa niente di buono, il verme non fa del bene. O il ancora, classico verme che entra nella mela, che la intossica, che quindi la, giusto, la fa marcia, sì, la marcisce. Sì, sì, sì. Allora, poi ho visto sì lo scheletro. Non hai visto il viso. Però non ho visto il viso. Voglio vedere il viso. Però hai visto che è enorme, cioè nel senso non è più della grandezza solita. Cioè proprio... Sì, ma io mi domando, adesso Eren sì è il fondatore, sì, ha ancora dentro di sé altri giganti? Sì, certo, cioè nel senso è il fondatore, ma diciamo che è la versione ultima. Ultima versione. Cioè è il fondatore. E lui ha tutto il potere. Sì, certo. Sì. Ma usa questo potere in una maniera che non si ripeta la storia. Manca l'ultima domanda che devo fartela, perché sono proprio curiosa. Dov'è Zik? Zik è morto. Ok, andiamo avanti. È morto, ma lui che correva diceva io ho il potere, che sono di stirpe reale. Sì, Zik. Credimi che era meglio che non fossi. Sì, stavo aspettando questo commento. Da dove è partita questa stirpe reale? Sì. Non parlo del Fritz di 100 anni fa. No, parlo di quello di 2000 anni prima. Sì. Zik. Dall'inizio non mi sei piaciuto. Beh, del resto lui voleva l'eutanasia, cioè nel senso lui ha detto a questo punto fine è meglio che non esistiamo proprio. Con un piccolo episodio di quando eri bambino. O comunque di quando è stato abbracciato da Grisha. E quell'altro, che è stato abbracciato da Grisha e ha capito che era amato da suo padre. Sì, praticamente guardando Zik abbiamo capito che lui ha compreso il fallimento della sua vita, nel senso che per una vita intera è andato contro suo padre pensando che non lo amasse, pensando che non lo pensasse mai, pensando questo, pensando quello. Poi in realtà ha scoperto che Grisha ha sempre pensato a lui, che gli ha sempre voluto bene, che anche se era dall'altra parte del mare ha sempre pensato a lui, che avrebbe voluto giocare più con lui, cioè Zik era sempre convinto del contrario e nello stesso tempo ha pensato di tradire suo padre, quando in realtà colui che è stato il mandante della storia e colui che ha portato la storia a quel punto in realtà era Eren. Ma ci siamo dimenticati un pochino di Armin e di Mikasa? No, non ci siamo dimenticati, perché era la prossima domanda.
Ma prima della prossima domanda ti chiedo, il diavolo potrebbe essere il re Fritz di 2000 anni prima, sì. Il diavolo potrebbe essere anche la creatura che abbiamo vista che si è avvicinata, sì, di Mir sott'acqua, sì. Potrebbe essere anche Eren il diavolo che abbracciandola la tenta dicendole dammi la tua forza, vedrai che adesso sei libera perché se dai la forza a me tu non sei una schiava, non sei una divinità, sei un essere umano, puoi decidere. Potrebbe essere anche lui una reincarnazione del del demonio o comunque del male? Purtroppo sì, perché si trasmette, si tramanda. Però ah, tu dici deriva da Fritz, quindi deriva da Fritz. Realtà, ecco. Facciamo parte di, proprio di questo... Realtà cosmica, sì. Di questa realtà, sì, cosmica. Ma neanche solo cosmica, universale, perché penso che anche l'universo sia governato nella stessa maniera. Esatto. Cioè noi facciamo parte di un macrocosmo, quindi il macrocosmo governa sul microcosmo. Ecco, quindi... e prendiamo per esempio Armin. Ah, prima sì, ecco. Ha gioito. Sì. Ah, sì, sì. Ah, sì, Eren è con noi, è dalla parte nostra. Però dopo subito ha cambiato. Però vedi anche Armin nel dire abbiamo vinto. Abbiamo vinto. Vedi questa sete di vittoria, questa voglia di vincere è già anche il problema. Cioè nel senso che lui esiste. È in tutti. In tutti. Esatto. Quindi l'unica che non si è espresso è mica Sam. Ma infatti chiedo so. Adesso arriviamo perfettamente a quella domanda. Armin e mica sa cosa succederà adesso. Io penso che starà ancora vicino ad Eren. Chi, Mikasa o Armin, o tutti e due? Tutti e due. Ok. Perché per aiutarlo forse a trovare una strada, anche se sembra impossibile. Tu dici, fino alla fine è meglio dialogare, è meglio parlare, è meglio trovare una soluzione. O loro tre, da come hanno è cominciato tutto quanto che erano loro tre, il trio dovrà finire insieme. Ok, benissimo, perfetto. E dopo questa teoria, che la teniamo buona, sì, ci vediamo settimana prossima con l'episodio numero 6 della quarta stagione, seconda parte. E io vi invito a continuare. Chissà come sarà. Esatto. No, ma intanto speriamo che continuino a iscriversi al canale, cliccare la campanella, sì, delle notifiche. E ci vediamo la settimana prossima. Pronta? No? Ormai. Io non vedo l'ora per. Cosa succederà? Come andrà a finire? Restiamo connessi. Ce ne sono ancora poche in questa stagione. Esatto, poche puntate. Quindi ci vediamo la settimana prossima. Mi raccomando, continuiamo con la speranza. Nel frattempo, mille domande, come sempre. Mi sto facendo. Esatto. Ma in tante cose. Isayama, di nuovo complimenti. E un saluto e un abbraccio a tutti coloro che ci seguono. Grazie mille. Grazie per il vostro like. Ci vediamo la settimana prossima. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao.